Molto carina, nessun posto è bello come casa mia, diceva Dorothy Gale, la protagonista del Mago di Oz. E a dire la verità, in questo programma Vero Casa, intanto benvenuti in questo programma, abbiamo visitato delle case bellissime, perché siamo andati alla ricerca di case personali costruite proprio dai nostri ospiti, personaggi famosi. E oggi andremo a visitare la casa di, non ve lo posso dire, dovete scoprirlo da soli, vediamo. Avete scoperto di chi è questa bellissima casa? Non ancora? Siete curiosi? E allora sediamoci su di un bel divano e andiamo a scoprire questa casa di chi è. Non si poteva andare. Benvenuti a questa nuova puntata di Vero Casa, questo programma che ci porta all'interno di case bellissime, di case di personaggi conosciuti. E in questa casa che abbiamo visto oggi, a me hanno colpito immediatamente queste opere d'arte, questi quadri enormi sulle pareti. Allora, il primo indizio, il proprietario di questa casa è un appassionato o un'appassionata di arte, ma prima di andarla a visitare e scoprirla meglio, io andrei a far entrare, accoglierei questi nostri ospiti, che sono Giulia Busio, interior designer, e Rocco Casalino, ingegnere. Buonasera. Giulia, benvenuta. Ciao Rocco, accomodatevi. Allora, Rocco Casalino, ingegnere. No, io ci tengo a sottolineare questa cosa, perché Rocco l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto sempre, beh, l'abbiamo visto all'inizio col Grande Fratello, però in verità tu fai una marea di altri mestieri. Prima di tutto ingegnere. Quello per far contento la mamma, insomma, di la famiglia. Hai studiato. No? Eh sì, laureato. Che cosa, che scuola hai fatto? No, vabbè, ho fatto scuole all'estero, ho fatto le scuole medie e elementari in Germania, poi ho fatto le scuole superiori in Italia e negli Stati Uniti, poi ho fatto l'università in Italia, in quindi Belgio e negli Stati Uniti, insomma, no, quindi perché in verità ci tengo a sottolineare questo, perché spesso dico, vabbè, Rocco Casalino è uscito dal Grande Fratello, ma invece ha una grande professionalità alle spalle per quel che riguarda il mestiere di ingegnere, per sì, l'appunto. E quindi poi dopo il Grande Fratello la mamma ha detto, ok, vuoi fare spettacolo, va bene, vuoi fare giornalista, ma va bene, ma continua a fare sempre l'ingegnere. Quello è. Poi quindi hai fatto anche delle conduzioni, diretta, sì, sì, cosa. Sì, sì, ho fatto tante cose. Allora ti piace più fare il conduttore o l'ingegnere? Diciamo che mi piace di più il conduttore, però rende di più l'ingegnere. Rende di più l'ingegnere, va sì. Bene. Allora, Giulia, benvenuta, come stai? Bene, tutto bene, grazie. Tu invece sei interior design e basta. Quello. Sì, anche se ho fatto l'Accademia di Belle Arti prima, quindi... ho un percorso anche un po' diverso. Poi però ho fatto interior design. Hai fatto l'Accademia delle Belle Arti, come mai? Ma perché proprio io ero appassionata di arte in generale, così volevo scrivere, il mio sogno era appunto fare critica. Ah, bello però. Così, però non è proprio un mestiere facile. No. E poi no. Comunque interessano più gli interni. Però devo dire che tutte le professioni libere sono mestieri complicati, quindi non solo il tuo ma il nostro. Senti, ma vi siete già fatti un'idea di questa casa, di chi possa essere? Se continuo ad andare a casa di mie amiche, diventa... Allora, vediamo se voi a casa avete capito di chi è, e quindi vediamo subito questi identikit, capiamo fra questi personaggi la casa di chi possa essere. Allora, Antonella Mosetti, Silvia Rocca, Stefania Orlando. Tu che cosa ne dici, Giulia? Devo dire
questa volta proprio non lo so, quindi potrebbe essere una delle tre, non lo so, posso... Ma la Mosetti magari, non lo so. Va bene, tu invece... Io so chi è, quindi non lo dico perché sennò tolgo il piacere. Va bene, allora... Diciamo che non sono amico di Stefania Orlando. Allora, va bene, allora andiamo a scoprire veramente questa casa di chi sarà. E quindi andiamo a vedere questo personaggio misterioso che ci guiderà in questo viaggio all'interno della sua casa. Ciao a tutti, ciao amici di Vero, finalmente siete venuti a trovarmi a casa mia, presto! Questo è il mio soggiorno, la mia casa di Milano, dove io mi appoggio quando vengo a Milano, e poi c'è la casa anche in Toscana, però amo di più il mare. A Milano questa è la mia casetta che ho messo a posto, perché prima era un buco, brutta, e io amo ristrutturare la casa e quindi ci ho messo di tutto di più. Prima era veramente una casa orrenda, cioè entravi, c'erano due stanze, con un bagno e un corridoio come al solito, e ho smontato tutto perché non mi piacciono, mi piace il grande salone con la cucina abitabile e poi le camere a parte. E questa qui ci ho messo il parquet perché c'era il pavimento, sai, quelli dell'Ottocento, quelli brutti, tutti quei puntini, e ci ho messo il parquet. Poi mi è piaciuto arredarla moderna perché a me le case antiche non mi piacciono, un poco, un bel divano, un tavolino, l'essenziale, il tavolo per mangiare, la cucina e poi una grande televisione perché mi piace la televisione, i quadri perché sono appassionata di quadri e poi questa bellissima lampada perché mi piace illuminare dove mangio. Allora, Silvia Rocca ci ha dato il benvenuto a casa sua, però abbiamo visto, io dall'inizio avevo visto questi quadri pazzeschi, quindi si vede che è una grande appassionata dell'arte. Ah. Abbiamo detto che Silvia abita a Milano e ha deciso di ristrutturare questa casa, come avete visto, creando un unico ambiente con la cucina a vista che entra nel salone. Rocco, allora, gliela hai ristrutturata tu la casa, però in un visto altro... che la conoscevi così bene. Sì, in un'altra occasione sono stato chiamato da lei per un'altra casa, sempre in Milano Centro. Ecco, questa può essere una casa interessante per il pubblico a casa se ama il moderno, perché non è, adesso magari può sembrare brutto dirlo, ma non ci vogliono tantissimi soldi per farla così. Ecco. No, non è voglio... brutto, è una notizia molto piacevole. Nel senso che me l'effetto questa. È molto bello. Però la scelta del minimal a volte, che può essere appunto una scelta estetica, aiuta anche il portafoglio, perché appunto tu magari spendi qualcosina in più per il divano in pelle, che si vedeva, insomma, era molto importante, bello. Spendi qualcosina in più per magari un tavolo importante in vetro e dopo basta, non devi spendere più nulla, un plasma e sei a posto. Quindi trovo questa scelta molto... Plasma non è sangue liquido. No, è il televisore al plasma o LCD, insomma, però appunto hai poche cose di valore, ma che appunto alla fine non portano a un costo eccessivo della casa. E anche la ristrutturazione, questo parquet, è una cosa che con 7-8 mila euro si può ma fare anche meno. Ma poi questo spazio aperto secondo me è bellissimo, dona, a mio avviso, sì. Più respiro alla casa, no? Più respiro alla casa, si tolgono corridoi che secondo moderno. Me ormai sono anche un po' inutili, inutili e tolgono certo. Metri quadri alle case, anche perché a Milano il metro quadro, specialmente questa casa qui che sarà in centro, viene su 10.000 euro a metro quadro, quindi 10 metri quadri sono 100.000 euro, quindi utilizzare 10 metri quadri di corridoio vuol dire buttare via 100.000 euro di valore della casa. Giulia, hai visto che questa casa è veramente, come giustamente ha detto Rocco, minimalista, sì. Però questi quadri sulle pareti secondo me sono pazzeschi perché danno un colore, cioè la particolarità, no? Forse di questa strada, di questa casa, l'attenzione viene colpita. Cioè, diciamo che avendo lei questa passione per l'arte, evidentemente ha dei pezzi abbastanza importanti, visibilmente ha fatto proprio bene a tenere un arredamento comunque minimalista. Non sono proprio di mio gusto questi quadri personalmente, però sono belli, sono diciamo delle belle macchie. Diciamo visti magari tutti colore. Insieme sono io un po' tanto, so se però sono importanti quadri. Ha importanti. Scelto anche diciamo un arredo che comunque, sì, lui dice minimalista ma anche particolare, ad esempio devo dire apprezzo, ha scelto il mio tavolo preferito, quindi quel tavolo è una rivisitazione di un fratino fatto da comunque lo produce Zanotto, molto molto bello. Posso fare una critica solo? La lampada è una lampada molto famosa, certo. Molto sì, ma possiamo dire è quella di Stark o sbaglio? E però io come?
E quella di Stack, questa lampada? No. Questa lampada qua di Castiglioni. Ah, di Castiglioni. Però è famosa, è importante, però davvero ce l'hanno tutti. Sì. Quindi non ci avevo fatto caso. Quindi chi me la chiede gli dico no. Perché ce l'hanno moltissimi. Sì, è come dire, è un oggetto ormai... Ma è una lampada costosa? L'originale sì, però ci sono tantissime copie ormai. Sì. Purtroppo quindi, ci sono quindi. Però diciamo che è caratterizzato per un ambiente moderno, no? Però ce l'hanno veramente tutti. Quindi da adesso in poi chi dovesse comprare, chi già ce l'ha, se la tenga. Però chi dovesse comprarla non vale la pena spendere questi soldi. Ci sono delle lampade bellissime italiane di tante marche che sono molto più originali. Però sì, allora, qui si valorizza molto anche i quadri. Abbiamo visto però appunto tutti questi quadri. Silvia è appassionata di opere d'arte e quindi direi che è arrivato il momento di andare ad ascoltare la loro descrizione. Tutti sapevano che io scrivevo, ma io scrivo anche, oltre ai thriller erotici, scrivo anche libri, faccio recensioni di libri di pittura bellissimi. Guarda, per esempio quello lì è un quadro che io sono appassionata, di Ercole Pignatelli, dove ho fatto la recensione. Guarda, Silvia Rocca, vai, questo è andato nella storia, siamo anche su AD. E invece questo qui è un quadro bellissimo di Costabi, dove abbiamo fatto anche qui la recensione, che è un pittore americano. E mi piace moltissimo perché a me piace l'arte moderna, a me colpisce uno spirito. E infatti me lo tengo a casa, invece di avere la televisione, guardo la televisione, mi guardo i quadri e mi ispiro per altri libri. E questo qua è un quadro diverso dagli altri, perché quelle altre ci sono le forme, ci sono tutte donne un po' particolari, e invece questo è più un tocco che si vede o non si vede. Secondo me bisogna essere un po' particolari, un po' pazzoidi, come tutti i pittori. Anche questo qua è un altro quadro fantastico, e anche qui devo fare la recensione e devo trovare l'ispirazione per scrivere, perché a me piace scrivere nel momento in cui la mia mente elabora. Cioè, devo avere fantasia, insomma, devo vedere che cosa mi ha toccato lo spirito. Tutte le mie emozioni, perché io scrivo sulle mie emozioni. E poi la gente, il pittore, dirà sì o no, se gli piace o non gli piace. E questo qui è un quadro particolare dove tu dici, boh, chissà che cos'è. E tutto dipende dalla fantasia. Beh, come suol si dire, ho fatto una grezza prima. No, perché ho visto, ovviamente non conosco questi autori, logicamente, quindi non sapevo che fossero dei quadri così importanti, perché sono tutti nomi molto conosciuti. Allora, chi si può permettere? Brava Silvia, sì. No? Che fai anche critica d'arte, non lo sapevo, brava. Allora. Anche qui un suggerimento, chi ce lo può permettere, ovviamente è quasi un investimento il quadro, perché un giusto investimento aumentano anche di valore. Quindi chi può, è sempre una cosa bellissima e arredano casa più di qualsiasi mobile, qualsiasi cosa. Quindi, se si ha la possibilità. Consigli, tu consigli delle tele grandi, naturalmente se sono sempre belle. Sempre uno spazio moderno, uno spazio moderno rende moltissimo. A volte io sono stato in una casa che era completamente bianca, non c'era nulla nel salotto, solo un divano bianco in pelle e un quadro meraviglioso grandissimo, faceva un effetto unico. Quindi davvero i quadri aiutano moltissimo. Per chi invece non avesse i soldi, per poter investire, appunto, che questi quadri vengono sui 20-30 mila euro l'uno, si può, poi ci sono anche quadri di minor valore, si può però a volte scegliere dal catalogo, da internet, un quadro che ti piace, anche di un autore importante, rivolgersi a dei pittori che magari non sono nomi affermati e quindi farsi fare dei falsi d'autore. Con 1000 euro o anche a volte con 500 euro puoi farti fare un quadro di Picasso, falso d'autore ovviamente, che ovviamente non acquisiscono valore nel tempo, dipende poi sempre da... Alcuni falsi d'autore che sono fatti bene, sì, ovviamente, però di solito non hanno grande valore, però fanno anche quelli scena. Chiaramente se viene a casa un critico d'arte si fa una brutta figura, però. Certo, Giulia, tu che cosa ne pensi? Io non sono d'accordo con Rocco, così come non amo il falso di design, cioè appunto è peccato perché chi non può permettersi il pezzo originale. Insomma, sembra di dire, però ci sono tantissime belle cose che non imitano quelle di valore o comunque storiche, così, che sono altrettanto belle. In verità ci sono molti artisti bravissimi che non costano delle cifre esagerate, come appunto in questo caso questi quadri. Se posso dire una cosa invece che va
contro quello che ha detto lui, perché trovo che in alcune case che hanno invece un arredamento, magari ecco non troppo, però comunque qualche pezzo d'epoca come dei cassettoni, dei comò un po' particolari, io trovo che sposto sopra un mobile antico, una tela molto moderna, anche un monocromo piuttosto che comunque un astratto, acquisti un valore e dia valore nello stesso tempo al pezzo che sta sotto. A te piace sotto. Il contrasto. Il contrasto è veramente elegante. Sì, sì, se, ovviamente se poi magari con gusto, delle pareti bianche, così, sì, però un pezzo antico abbinato sta molto bene. Allora, proseguiamo il nostro viaggio, però la nostra visita in questa casa e non ci spostiamo di tanto, andiamo a vedere un posto importantissimo in una casa che è la cucina, anche se so che Silvia non è una cuoca pazzesca. Vediamo. Questa è la mia cucina, io amo arredare le cucine in maniera tutta particolare, però cucinare non sono capace. Mi piace invitare gli amici, infatti vedi tutte queste sedie dove sono tutti lì che mi guardano, però io prendo tutta roba già alla pasticceria, già preparata, così faccio anche bella figura. Infatti, come vedi, qui i fornelli sono quasi puliti, ogni tanto ci faccio da mangiare per la bambina. Questo qua è bellissimo, a me piacciono le cose un po' particolari e questa è la cappa tutta particolare che tu schiacci così, si accende e poi la mandio che è praticamente usato, sì, però poco rispetto a chi cucina veramente. E questo è bello, un bancone che mi piace da morire perché a me piace la cucina a vista e quelle chiuse non mi piacciono. Anche perché nel mio caso non cucinando, quindi non ci sono cattivi odori che vanno per la casa. Di solito una donna quando è a casa c'ha il frigorifero pienissimo perché se non cucina bisogna avere tanta roba. Io invece il mio frigorifero, guardate, non è molto pieno. Tutto proprio l'essenziale. Per gli amici, per lo stomachino, lo yogurt, l'acqua, qualche cosetta, un po' di frutta. Il frigorifero non sarà molto pieno, ma c'era lo champagne, quindi... Ah, va bene. Beh, la cucina, io la trovo una casa molto elegante questa, sì. Perché la cucina fusa in un unico ambiente così scura, a me piace. E poi quella lampada è bellissima, che ne pensate? Allora, cucina assolutamente modernissima, bella. Molto utile la penisola dove si può fare colazione, esatto. Quindi con le sedie alte, quindi è ottima la mattina per fare colazione senza dover apparecchiare una tavola. Bello il fornello a induzione, ecco, anche qui vorrei dare un suggerimento, sì. Consuma poco, credo sia a livello A+, sì. È poco rischioso perché sì. Non funziona con sì, una fonte di scotta. Calore, ma appunto con induzione, e quindi per tutti coloro che dovessero prendere una cucina nuova, non vi fate consigliare più i fornelli né elettrici né quelli a gas, utilizzate questi qui a induzione, no, costano un pochino in più. Bisogna comprare anche tutte le pentole adatte per sì, i fornelli a induzione, però quelli che appunto devono mettere su cucina conviene, eh? Giulia, che ne pensi invece della lampada, che io adoro quella lampada, mi piacerebbe di sapere chi è, no? Però non è una lampada, è una cappa. Ah, è una cappa, infatti, ma è bellissima. Volevo dirti, è bellissima perché è una cappa che ha la luce. Comunque, beh, fantastica. Esatto, è veramente molto, non l'avevo, molto bella. Non l'avevo capito che fosse una sì, cappa. È una cosa che c'è da un paio d'anni e devo dire che hanno, secondo me, colpito. Non molto costa bella, poco, eh? Non, no, costa, non costa poco, poco, però tu sai di chi è. Però sì, no. Tu sì, sai, però perché colpa, è un costa designer. Costa sui 4.000 e però è un designer sì. Fantastico, mi piace da morire. Sì, bellissima. Allora, ma andiamo a visitare la prossima stanza, che è la camera da letto. Chissà quante ne avrà viste questa camera da letto. Andiamo a vedere. Ciao, questa è la mia camera, dove praticamente in teoria dovrebbe consumarsi qualcosa, e invece qua dormo con la bambina, quando lei non vuole dormire nella sua cameretta. E poi qui ci sono altri quadri, come vedi, che ormai mi piacciono i quadri, quindi stanno ovunque. C'è la televisione, perché mi piace dormire con la televisione, addormentarmi con la televisione, perché siccome ci sono i programmi così noiosi a volte. E qui la finestra, che mi piace avere controllo, però peccato qui non ci abbiamo la vista. Dove c'è la vista è in Toscana. Questa è una casa così, che tengo come posto dove andare a dormire. Il letto è comodissimo, il letto è quelli, sai, quelli grandi, dove ti tuffi e fai... Ah!
Qui c'è lo specchio grande per chi è vanitoso tipo me, che mi guardo sempre e controllo che tutto vada bene. Infatti puoi vedere, perché a me non piacciono gli specchi piccoli. Mi piacciono quelli o grandi, grandi, dove tu prendi la figura o se no niente. Insomma, una camera da letto, ho sbagliato anche stavolta, non ne ha viste tante, dorme con la figlia, quindi non ne azzecco una stasera, va bene. Però molto semplice questa camera da letto. Brava, bianca. Molto, molto semplice, eh? Però tu vedi da un effetto, no, di eleganza, di sì, bellezza. Eleganza. Anche qui si può raggiungere lo stesso obiettivo non spendendo tantissimo. Questo, ripeto, può essere utile, quindi a volte serve un po' di buon gusto, non esagerare. Anche qui c'è semplicemente il letto, il quadro che sta dietro al letto non mi piace molto, potrei mettere una cosa un po' più importante, e poi l'armadio davanti con il televisore, quindi appunto minimal, ma va benissimo. Giulia, tu ami questo minimal così? A me sembra un po' da clinica questa camera da letto, sì. Se devo essere onesta, mi piacciono più le cose. Il quadro era bellissimo, quel sì, quadro io sulla... penso che ho visto che la camera non è grande, quindi sì. Effettivamente la camera tutta bianca, se non è grande, è anche bella, perché dà proprio un po' un senso di accoglienza, di pulito. Perché c'è anche quello specchio enorme che lei lo userà, perché è vanitosa, però allarga molto sì. Anche, come dire, poi l'orizzonte. Poi magari non è molto abitata, perché ho visto la libreria un pochino vuota, ma basta poco per renderla subito più sì. Calda. Posso dire una cosa? Basterebbe mettere molti libri, esatto. Hai ragione. Sì, e lì volevi sarebbe quello? Proprio... No, volevo dire che si vede una cosa che è veramente... molto bella, e cioè è stato creato nel muro una piccola, diciamo, gola dove c'è una luce che fa praticamente questa luce raso parete, e quella di sera quando si è a letto così crea veramente una bella atmosfera. Lì è stato bravo l'architetto, perché anche in un ambiente piccolo quello è un accorgimento è piacevole bello. E andiamo a visitare subito la camera degli ospiti, vediamo come li tratta. Se volete venire ospiti, questa è la camera degli ospiti, dove praticamente fanno quello che vogliono, escono dove vogliono e si portano le donne che vogliono, o gli uomini che vogliono. Qui c'è lo specchio, ovviamente volevo far vedere che c'era una casa grande, perché questa era una volta una cantina, l'ho messa tutta a posto, e con i permessi vedi che c'è il lucernario, almeno così non soffoca. Questo è il lettino, per uno solo, ovvio. Poi c'è la doccia, il camera da letto, il bagno, solo il water. Con la lavatrice, perché ogni tanto qui metto anche la roba per asciugare. E qui quando ospita la gente viene e si trova come se fosse a casa loro, praticamente. Insomma, e salgono sulle scale e vengono a trovarmi. Perché a me piace avere ospiti, non mi piace stare da sola, perché sai, a Milano è un posto per tanti amici. Non è da stare single. Oh, venite! Quindi gli ospiti li ha buttati in cantina. Ecco, questa beh, è una curioso cosa. Però, no? Dal 2000, no? Da quando si è passata dalla lira all'euro, le case a Milano soprattutto, ma in tutta Italia, sono quasi raddoppiate di valore. Moltissime case nel centro hanno assolutamente riutilizzato gli spazi come garage e cantina, sono diventati di valore, mentre prima una cantina con 5.000 euro, insomma, si vendeva. Molti hanno fatto a Milano questo tipo di operazione, che adesso, grazie di appunto... Di collegare la casa la con casa, una scala alla cantina, la cantina e renderla uno spazio abitabile. Beh, molto comodo. Due problemi. L'umidità, che in cantina è veramente importante, si percepisce molto. Quindi se uno dovesse vivere in cantina è un serio problema l'umidità che si può percepire. Però adesso appunto con i grossi deumidificatori a questa cosa si può risolvere. Ovviare. Però c'è sempre un po' un odore diverso rispetto al resto della casa. E poi la luce, ecco, in questi spazi non c'è luce. Quindi l'idea di adibire questo spazio per gli ospiti è perfetta. Viverci, ecco, ci metterei un punto interrogativo. Però Giulia, hai visto questo parquet, che bello che è? Sì, cosa è ne molto pensi bello. Tu? Ha messo lo stesso parquet che ha messo in casa, quindi poi per creare... i mattoni, lasciare proprio questo, sì. Quest'idea quello, di lustro in cantina bello. Con i mattoni. C'è, eh? C'è la doccia che piace a Rocco in camera, sì. Però no, ecco, forse non avrei lasciato il bagno così, cioè il lavandino a aperto. Vista. È vero che rimpiccioliva molto... Diventava proprio una stanzetta, però magari con un gioco di specchi, oppure comunque magari la doccia poteva essere passante. Un bel paramento dipinto anche un paramento sì, dipinto, comunque, visto che ama tanto i quadri. Proprio così a vista la rende un pochino
No, anche a me questo non piace. Io sono per le docce a vista, ma nelle camere da letto in un contesto diverso. Qui sembra quasi un bagno allargato, certo. E quindi no, anch'io questo spazio qua lo chiuderei in qualche modo. Magari anche con del vetro. Adesso ci sono delle porte vetro, retroilluminate, che sono una roba pazzesca. Marisa, tu puoi, invece di mettere un muro, ci sono proprio dei muri a vetro, diciamo. Che sono retroilluminati, e tu li puoi fare anche oscurare completamente in modo tale che non puoi guardare nella camera, e di giorno invece, se hai voglia, li puoi fare tipo rosso o blu. Ma e quindi sono una cosa pazzesca, bellissimo. E non costano tantissimo. Sai che io dico sempre le cifre. Esempio, di quanto costa? Ma è importantissimo, perché sì, io dico bisogna sempre avere le cifre. Idee e cercare di risparmiare. Allora lì siamo quindi... sul considera, se sono molto alte dipende anche dall'altezza del vetro, però immaginiamo uno spazio normale, quindi di altezza 2,5 metri, ogni metro sono 1.500 euro, quindi ne servono di solito 2-3 metri, quindi con 3.000-4.000 euro si fa. Sembra una cifra importante, ma ti garantisco che cambia completamente la bellezza dello spazio. Sì, poi dipende dagli effetti che vuoi creare, costa magari un po' di più, però... Sì. Perché poi con questa luce tu puoi appunto decidere anche di farlo opaco e quindi non si vede, è veramente un effetto unico. Allora, io andrei a vedere un'ultima particina della casa di Silvia, che non è da poco, perché si tratta del giardino. Bellissimo. Andiamo a vedere. La bambina, quando il sole c'è, si mette qua, gioca con la sua biciclettina, le sue bamboline. Questo è importante a Milano, un po' di verde. Visto che la vista manca, abbiamo il verde esagerato, perché sai, a Milano c'hai i cortili e basta. E poi sono indipendente, e quella è la cosa che mi piace, non hai vicini di casa dove dici ciao, io praticamente entro, salgo, arrivederci, grazie. Bello questo giardino, perché è un giardinetto grazioso. E anche qui un suggerimento, tu hai notato, è un piano terra. E quindi di solito nelle città i piano terra, i primi piano, non sono desiderati, no, ormai vogliono tutti l'attico, l'ultimo piano. Invece notate quanto è riuscita a rendere bellissimo una casa piano terra, che appunto di solito costa meno. Quindi se a Milano centro, faccio per dire, un attico viene sui 12-13 mila euro a metro quadro, un piano terra lo si riesce a prendere a 8-7-8 mila euro a metro quadro. Quindi si risparmia tantissimo. Su 100 metri quadri sono 300-400 mila euro che lo si paga in meno. E poi questa cosa del giardinetto, poi che è questa graziosa, cosa del giardino, no, lei è Giulia? Riuscita a recuperare la cantina. Quindi secondo me la cara Silvia ha fatto un'operazione immobiliare molto intelligente. Lei avrà comprato quando ancora la cantina era cantina, l'avrà pagata come cantina poco, e ha fatto i lavori di ristrutturazione aumentando il valore dell'immobile. Quindi complimenti, certo, a Silvia. Andiamo a vedere però un altro angolo della casa che non abbiamo visto ancora, che mi era sfuggito. Il bagno è basilare. Giulia, poi mi dici, Questo è un altro specchio, perché quando voglio entrare dico mamma mia come sono brutta, adesso vado in bagno e mi faccio tutto quello che devo fare, tipo truccarmi eccetera eccetera. Come vedi, non sono una che ama tanto le luci, così almeno dico guarda come sono bella. Infatti sono fulminate quelle, però è rimasta questa qui che è particolare, perché anche sulle luci mi piacciono le cose strane. E poi mi piace che sei soffusa, così quando sono qui a fare il bagno, tutto quello che devi fare, questa è una jacuzzi, quando sono stanca li metto qui e faccio il relax, con la finestra ovviamente dove i vicini mi guardano. Adesso ho messo la tenda, però un tempo non c'era la tenda. Anche qui, come puoi notare, c'è lo specchio grande e due lavandine, perché se per caso c'ho ospiti o il marito che viene. Bagno bellissimo, Giulia, hai visto la vasca? Quella è la mia preferita, ha questa forma, il lavandino anche. Sì, bellissimo, poi sono i miei colori preferiti per un bagno, questo sabbia, cioè, va bene ovunque, chic. Io trovo che sia chic, non ti stufa e sia anche comunque luminoso senza essere il bianco. Vasca super tecnologica, molto bella. Chissà quali massaggioni. Molto bello il particolare comunque del rubinetto che esce dallo specchio, quindi anche quelle cose lì vanno guardate, bisogna trovare anche l'artigiano che quando te lo fa non ti rompe lo specchio.
Molto bello, sì, purtroppo aveva questo inconveniente del fatto che le guardavano in bagno, però effettivamente con una tenda si può risolvere, sì. Bene, allora, pubblicità e ci vediamo fra pochissimo. Bella casa! Ed eccoci ritornati in studio a Vero Casa. Siamo andati, oggi le nostre telecamere sono andate a visitare la casa, una bellissima casa, quella di Silvia Rocca, è venuta qui e la facciamo entrare. Ciao! Silvia, benvenuta! Brava! Brava davvero, perché credo... Grazie, ciao ragazzi! Nostro ospite, tu li conosci? Ciao! Perché credo di capire che questa casa è stata acquistata naturalmente da te, ma è anche stata risistemata da te. O hai avuto un architetto a disposizione? No, io ho una passione. Da quando sono ragazzina, infatti lui mi conosce, e mi piaceva comprare le case diroccate, brutte, proprio abbandonate quasi, e poi rimetterle a posto. Infatti lui aveva visto una casa che cercavo di vendere da ristrutturare, perché io cerco sempre di vendere da ristrutturare, ma siccome sì, adesso il tempo non è più quello che è una volta, me la sono dovuta ristrutturare e pagare. Beh, bella, molto bella, ci sono un sacco di trovate, però Giulia aveva da dire qualcosa sul giardino. Ah no, sai cosa volevo dire? Volevo dire, sai, sì, la cameretta di sotto? Sì. Purtroppo ci vuole le regole del comune. Per il bagno. L'antibagno. E lì l'antibagno non c'ha i metri. Ci abbiamo pensato dopo. Ecco, ecco. E quindi ho fatto l'antibagno aperto. No, io avevo una domanda, perché allora, quello spazio verde che tu dici enorme, beh, però averlo a Milano centro è veramente un gran lusso ed è molto bello. Però non l'hai arredato, non hai fatto niente, no, un po' perché... così, come mai? Perché non lo usi o...? Ma perché sai, vado sempre avanti e indietro, in Toscana, un po' lì, un po' in Sardegna. Poi in Toscana avrai molto verde lì, quindi... No, c'è la spiaggia, c'è la casa sulla spiaggia. Hai la casa sulla spiaggia, che meraviglia! Anche quella era una rimessa delle barche. L'umido ho risolto il problema perché ho messo l'antiumido, che ormai si chiamano le boiacche. E poi anche con il drive dell'aria condizionata funziona. Funziona, sì, quindi sì, col deumidificatore veramente si riesce a togliere molta umidità. Sì, sai qual è il problema? Bisogna sempre lasciare aperte le finestre, perché sennò se tieni chiuso viene la muffa. Ormai mi sono fatta una cultura. Anche in cantina dove stai adesso c'è questo problema? No, però devi si lasci aperto, no. Beh, ogni tanto 5-6 anni devi rifare tutto quanto, insomma, l'antiumido. Sì, però sai, l'unica cosa sembrati, che stonava ero io. Ero proprio brutta. Che cosa? No, cosa che è brutta? Cosa? Lei. Sì, ma quando mi guardavo dicevo, stavo male. Senti, ma tu no, tu ti guardi troppo, secondo me. Non sei tu quella che deve giudicare. Ma come ti sono sembrati allora questi commenti che abbiamo fatto sulla tua casa, sia loro che sono dei professionisti ovviamente, ma anche i miei? Ti sei ritrovata in alcune cose o ti hanno infastidito per certi? No, mi sono emozionata a vedere la mia casa, perché ho detto wow, che capolavoro. Che bello. Bella, perché me la sono fatta io, cioè non è che non mi piace mai chiamare gli architetti, perché ti prendono i sordi, e io siccome sono molto, diciamo, cerco di essere oculata. Beh, diciamo che bisogna avere anche gusto, però una capacità, se uno non vuole chiamare un architetto, non diciamo che i ruoli degli architetti e degli ingegneri o degli interior designer sono dei ruoli inutili. E poi mi piace perché fare bisogna case. Essere appassionati. Bravo. E non solo, bisogna avere anche la capacità, però, perché loro, io ammiro molto per esempio Rocco, che parla sempre del costo. Sì, ha ragione. Cioè, perché sono persone anche che ti fanno risparmiare, perché ovviamente hanno una professionalità e conoscono tutto quello che riguarda il settore. Però quindi... sai qual è cosa importante? Quando vuoi vendere una casa, perché io le compro per rivendere, purtroppo devi sapere a che target vanno queste case. Certo. E quindi la gente che compra guarda il pavimento prima di tutto, come arredata, perché l'arredamento è molto importante quando tu entri, come una donna che è ben vestita. Sì, perché le persone amano comprare le case già arredate, secondo te. Sì, perché è come un colpo d'occhio. E uno entra e dice wow, per esempio i quadri me li ha imprestati, non regalati, e il pittore che gli ho fatto la recensione su questi giornali, e quindi me ne prestati non so quanto rimarranno. Però anche i quadri danno colore, perché sai, a Milano quadri il colore sono bellissimi, bellissimi. Quadri bellissimi e poi il colore, figurati, è una cosa che io adoro. Quadri impressi in una casa non l'avevo mai sentito. Ma sì, ma solo perché io scrivo per loro. Beh, perché lei fa delle recensioni e quindi... Sì, perché poi se scrivi bene, sei una bella critica... Ma dico, che ti riportano via sarà un problema, perché sarà tutto bianco, sarà tutto vuoto.
devo, lì farò. Vabbè, ma dato che lei fa grandi recensioni, gli arriverà a prestare. No, perché le recensioni non sono così facili, perché loro ti pagano, però devi essere brava e colpire i giornalisti. Se tu colpisci, finisci sulla D, che è molto importante per loro, quindi te lo lasciano a vita. Poi alla fine diventa usufrutto. Ma sì, anche perché questi pittori, i quadri, non è che li hanno sicuramente nell'atelier, poi dopo a volte ovviamente quando fanno le mostre li vanno raccattando in giro, quelli comprati ma anche quelli prestati spesso. E poi è una buona pubblicità, perché adesso sono finita su Vero, quando loro lo vedranno saranno ben felici, me la lasciano anche per altri 10 anni. Io dipingo naturalmente per sport, per hobby, però anch'io ho fatto delle mostre e ho 3 quadri prestati a dei miei amici. Che poi potresti darla anche a me. Sì, nella cantina, però il discorso che facevo prima io di mettere del vetro oscurante, quello lo puoi mettere, perché quello non rientra, non è un muro. No, sai perché? Perché l'umido, il vetro diventa nero. Forse può essere per un problema di umidità, sì, però dico, da un punto di vista legislativo tu puoi mettere un muro in vetro, ecco. No, ma ci sono i metri più grandi, non ci sono i 40 metri quadri, ma lì sono... Infatti, quanto è sarà grande? Perché non si capisce piccolo, benissimo, quello spazio, diciamo... In totale sono 60, no, in totale la casa è 60, e quindi lì sembra saranno... molto più grande, perché più evidentemente sei stata molto brava tu ad arredarla. Sì, perché sembra una casa molto aperta, molto grande. Sì, perché se ci ho messo un divano, se ci metto due poltrone... sembra più piccola, perché è importante... No, molto bella, veramente organizzata molto bene. E hai un consiglio, visto che sei così brava, hai un consiglio da dare agli amici e alle amiche di Vero, che ne so, che hanno appena comprato una casa e non hanno le idee chiare per arredarla? No, guarda, secondo me non bisogna andare all'IKEA, poveretta. L'IKEA, non bisogna andare da IKEA. All'IKEA. Cioè, non è che ce l'ho contro di loro, però appena compri qualcosa si sfascia o si rovina e diventa come se un vestito che compri... Lì, la piazza. Denuncia, mi raccomando, mandatela a lei, no, non dire, no, che io lo farò. Però è meglio sempre comprare dei pezzi pochi ma buoni. Pagandoli, sì, buoni, sì. Perché fai bella figura. La lampada, quella lì che ho criticato, quella è la Floss, quella lì della cucina, sì, ma quella è meravigliosa, non quella della cucina, quella del salotto, quello che ho criticato. Sì, quella di cucina. Ah, no, quella cucina è un'altra roba. No, quella lì Floss sempre, sì, l'ho pagata 2.000 euro. Però beh, costissima, allora. Allora non è un'imitazione, quella lampada è quella vera, allora. Quella sì. Originale. No, io odio bellissima. Le cose... No, io sono rimasta molto colpita da quella, dalla cappa con la luce, di quella è bellissima. Ma sai, questa cucina e questi arredamenti me li porto dietro da tante case che ho. Perché quando hanno la qualità buona, uno può cambiare casa, smontare e riadattarle. Questo che... No, poi una volta ho fatto traslocare a due signore e mi fanno, ma dov'è la casa? Piano terra. Il problema è che dovevano scendere anche giù. Questo non è piano terra, questo ma è il nero laccato dà problemi per le ditate o no? No, basta pulirla bene. Ma è una meglio del bianco. La parte, diciamo, per gli ospiti, hai un riscaldamento autonomo per quella parte lì oppure... C'è l'aria condizionata che fa pompe di calore. Ah, ecco, quindi comunque sotto lo puoi spegnere. Sì, perché io non c'ho, ma adesso ci sono... Io non so che cosa voi ne pensiate, però pare che vada molto questo riscaldamento a pellet, che dice che funziona, non funziona. Allora, dicono che sia buonissimo, funziona, che economico. Riscaldi... A chi piace la fiamma va bene, però io personalmente preferisco riscaldamento autonomo a gas che accendi, perché comunque devi comprare. No, io sai cosa devi comunque preferisco. Comprare il pellet, i sacchi, devi avere lo spazio e per devi trovare lo spazio per metterli. E poi comunque fanno una fiamma che sembra un po'... rispetto al legno un po' innaturale, cioè il legno dà una fiamma calda, regolare, invece lì è una fiamma molto più viva e fastidiosa. No, sai cosa c'è? Io vorrei avere tanto il camino, sto sempre cercando il camino con la legna bella, sei quello di una volta, magari quello non c'è, però io il gas lo odio. Il caminetto è meraviglioso, quando e chi lo può avere è fantastico. Invece Marisa, adesso quello che si usa molto è che io riesco a inserire in molte case nel centro che appunto non hanno la possibilità della cappa, quindi dello spazio per un camino, sono questi nuovi, diciamo, questi nuovi camini con lo spirito, con l'alcol, c'è la fiamma con l'alcol, non c'è bisogno di cappa, di niente, perché non inquinano. E fanno la fiammetta, sì, è una fiammetta piccolina, belli. Sì, però ci sono veramente dei camini molto moderni e belli. Ragazzi, è arrivato il momento della lavagna, del voto, perché purtroppo chiacchieriamo, ma qua però dire il tempo che loro passa. Non hanno bambini, quella roba lì non va bene per i bambini, ci vogliono le pompe di calore, basta. Allora, Rocco, da alla tua casa 9. Oh, no, ti amo! Addirittura c'è anche un 9 più, datela Giulia, puoi essere felice, abbiamo dato dei bei numeri, va bene, un'altra puntata di Vero Casa è terminata. E invece tu quanto mi daresti? Dio, ti darei tutto quello che vuoi. Perché...
Io ti darei 12 perché sei troppo brava. Va bene, grazie naturalmente ai nostri ospiti, a Rocco Casalino, a Giulia Busio, e mi viene sempre male questo Busio, e naturalmente grazie a Silvia Rocca, e vi diamo appuntamento alla prossima casa. Ciao. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva...